Qualche giorno fa su Instagram ho chiesto alle persone di suggerirmi dei temi per quel che riguarda questi video. E un tema ricorrente è stato quello del io e la mia ex lavoriamo insieme. Come la gestiamo questa cosa? Bene, in questo video andremo a vedere delle dinamiche generali per quello che riguarda la condizione lavoro e capiremo un attimo come comportarsi nello specifico. Se non mi conosci, io sono Teo e sono il consulente numero 1 in Italia che si occupa di riconquista della ex. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Mi capita spesso nel mio lavoro di avere a che fare con gente che, ahimè, lavora nella stessa attività o hanno un'attività in comune. E di conseguenza è chiaro che tutto quello che concerne il distacco diventa un po' più articolato, un po' più macchinoso da prendere in considerazione e da applicare. Quindi in questo momento cerchiamo un attimo di scindere due situazioni diverse. La prima è quella legata al distacco totale, cioè io sono nella condizione dove l'unica cosa che abbiamo in comune è il lavoro e lavoriamo in due reparti totalmente diversi. Quindi se stiamo lavorando, non so, alla Ferrero, faccio un'ipotesi a caso per un'azienda molto grande, alla Barilla o che cacchio ne so, ok, dove io lavoro in contabilità e lei lavora, non so, nella logistica, nella parte totalmente opposta dall'altra parte del mondo rispetto ai capannoni, ok, in quella determinata situazione ovviamente entra in gioco quello che è il distacco totale, quindi zero contatti, zero manfrine, zero di niente, ok? Quindi distacco totale e siamo a posto. Se invece siamo nella condizione dove lavoriamo nello stesso ufficio, qua è la mia scrivania e qua è la sua, è già più un problema. O ancora più un problema è quello legato al abbiamo una società insieme, abbiamo un'attività che dobbiamo gestire insieme, perché quando ci eravamo sposati 20 anni fa abbiamo cominciato a lavorare insieme, abbiamo aperto il nostro ristorante, abbiamo aperto la nostra aziendina di famiglia che produce qualsiasi cosa e di conseguenza oggi è ovvio che noi dobbiamo ancora interagire e collaborare. Come ci dobbiamo comportare in questa maniera? Intanto, nella prima opzione, quella dove lavoriamo a stretto contatto, quindi scrivania e scrivania, siamo vicini, dove dobbiamo per forza di cose collaborare, bene, la mentalità che io ti suggerisco è quella del perfetto vicino di casa, ok? Che ovviamente siete al lavoro, ma l'attitudine è quella dove magari quel minimo di conversazione che si ha è legato ad argomenti superficiali come potrebbe essere il tempo, come potrebbe essere la politica, come potrebbe essere il calcio, come potrebbe essere la MotoGP o qualsiasi altra cosa. Quindi argomenti da bar molto superficiali, non ci sono più le mezze stagioni una volta, insomma, ok? Quindi andare verso quella direzione e essere abbastanza fiscali per tutto quello che riguarda l'aspetto lavorativo. Quindi se tu normalmente parlando le facevi tutta una serie di favori, da un certo momento in avanti sti cazzi di favori non sono più fattibili, ok? Cioè se prima i favori erano fatti perché erano dovuti, tra molte virgolette, in un secondo momento questi favori non devono più esistere. Quindi se le va a far lei le fotocopie di quel dato documento, non vai a farlo tu, o viceversa. Ok? Quindi diventate due entità diverse. Nel momento in cui c'è bisogno di interagire perché, oh, ascolta, c'è questo cliente che ha fatto quest'altra roba qua e quindi bla 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 bla, come lo gestiamo? Tu rispondi, gestiamolo nel modo A, B, C, D, E, F, G. Ok? Quindi nel momento in cui lo si gestisce, a posto, aperta e chiusa parentesi nel giro di pochissimo, andiamo avanti con le nostre cose. Se siamo invece nella condizione dove io e lei siamo in società e quindi abbiamo anche delle responsabilità, è buona norma nel momento in cui ci separiamo andare a ristabilire quelle che sono le responsabilità, gli oneri e i doveri. Quindi se normalmente parlando tu ti facevi, siete, non so, in un'attività dove siete al 50-50 per capirci, per rendere i conti facili, no? E normalmente però tu ti prendevi e ti accollavi la maggior parte dei cazzi, in un dato momento lei non è più tua moglie e tua socia, ma è solo più tua socia. Di conseguenza c'è da riequilibrare i vari carichi di lavoro.
riequilibrare i vari carichi di lavoro significa semplicemente rimettersi un attimo a tavolino e andare a ristabilire quelli che sono i suoi doveri, i tuoi doveri. Magari tu ti occupi di quella determinata sfaccettatura della produzione, lei si occupa della vendita e una volta a settimana vi ritrovate per riorganizzare le cose, capire come sta andando con la nuova impostazione. Quindi per quanto possa essere articolato, comunque bisogna mettere al di sopra quello che è l'attività e proteggere i propri interessi, perché se si cominciano delle guerre di potere senza essere chiari all'interno di un'attività, oltre all'attività che va male, anche le due forze all'interno di questa situazione ovviamente ne risentono, perché chiaramente da una parte stai cercando di mandare avanti una baracca, dall'altra parte c'è tutta una serie di tensioni in sottofondo che chiaramente alimentano un malestare generale. Oppure se hai ad esempio anche dei dipendenti, giusto per darti un'idea, quindi siete titolari di un'attività e avete delle persone che lavorano per voi, lì in quella determinata situazione è molto facile creare due fazioni, no? Quindi la fazione che tifa per te, la fazione che tifa per lei e via dicendo. Ci deve essere un'assoluta lealtà nei confronti della religione azienda, ok? Quindi non ci devono essere questi giochi di potere, e più tu sei chiaro all'inizio meglio è, ok? Quindi bisogna andare a riequilibrare i ruoli e andare a rimettere in sesto, rimettere in pari tutte quelle che sono i doveri di ciascuno, i diritti di ciascuno dei soci, ok? Quindi questa cosa qua aiuta tantissimo. Oltre a questo, sto dando per scontato che se sei nella condizione di avere la tua compagna come socia della tua attività, immagino che avete anche una famiglia, immagino che avete anche dei figli, e di conseguenza intervengono anche tutta una serie di dinamiche legate a quella realtà e non solo quella aziendale, ok? Prendi questo spunto giusto per avere un'idea se ti trovi in questa situazione. Meno attriti ci sono, più il terreno in un secondo momento è coltivabile. Più attriti ci sono, più i tempi si allungano e più farai fatica a coltivare un qualsiasi cosa, perché non prenderà piede così facilmente, ok? Quindi, in tutti i casi possibili e immaginabili, se voi due lavorate insieme, allora mettere al di sopra la quiete, la pace e la tranquillità e la cooperazione tra noi due è la migliore delle tue opportunità. Perlomeno ti mette nella condizione di poter sfruttare questa cosa in un secondo momento. Perché se ci sono atteggiamenti di spigolo, se ci sono magari dei dispetti anche in ufficio, i dispetti sono veramente all'ordine del giorno, se sei in quella condizione ovviamente non è il massimo, ok? Quindi metti al di sopra di tutto la pace tra voi due. Una volta che la pace sarà stabilizzata, allora avrà senso fare il passo successivo. Tra l'altro, se sei interessato, in questo video parlo proprio di queste dinamiche qua legate al distacco parziale. Ti consiglio di andare a vederlo. A presto.